subito giù nel rettangolo di gioco insieme a uno dei protagonisti anche molto affranto dalla stanchezza, non sei mai uscito, tante primavere, non le dimostri affatto, tanti complimenti da parte di chi ti ha visto in questa gara, purtroppo non ti vede uscire vittorioso con il tuo Roccasecca. Lo so, è stata una bellissima gara, loro sono stati un po' più cinici sotto porta, noi all'inizio ci siamo mangiati 2-3 gol, 2 pali, se andavamo in vantaggio noi può darsi avremmo potuto fare un'altra partita, poi siamo andati sotto subito 2 gol, è stata dura poi risalire con quel portiere pure che ci hanno, un bravissimo giocatore. Questa sera non è andata bene per voi, però avete dimostrato comunque di essere un'ottima squadra. Siamo stati, penso, un po' sfortunati sia per i gol subiti che per quelli mangiati, ma purtroppo il calcio è questo, cioè quando sbagli paghi e abbiamo sbagliato un po' e abbiamo pagato, ma non penso di aver, di non aver meritato almeno aver fatto una bella partita, quello è l'importante, io non credo di aver demeritato, insomma, ecco, questo è, però il calcio è così. Quando sbagli paghi e abbiamo pagato. Ricevere appunto il trofeo, intanto alza il trofeo proprio la seconda classificata, Roccasecca De Volsci, battuta per 4-1. Giancarlo Bersanetti insieme al sindaco di Terracina va a chiamare il capitano Mauro Monteriù, capitano della SIS in impianti sportivi, che alza il trofeo, il secondo stagionale. Come detto, appunto il secondo, dopo aver tagliato il campionato, vincitori di questa manifestazione del campionato di Serie D, arriva anche il trofeo della Coppa Provincia. Presidente Bersanetti, prima di andare a cogliere anche i protagonisti vincitori di questa gara, si chiude ancora per voi, no, perché a livello di ufficio ancora avete tanto da lavorare, state già preparando, programmando la prossima stagione, ma questo è l'ultimo atto almeno di quello giocato. Sì, questo è l'ultimo atto, credo che si sia svolto tutto nella maniera più regolare possibile, c'è stato qualche piccola lamentela, ma credo che faccia parte del gioco, quando l'arbitro ha fischiato finisce tutto. Ecco, a tua detta, a tua visione di questo campionato, secondo te è giusto che queste due squadre siano arrivate a giocarsi questa finale? Sì. La SIS ha meritato sia il campionato che il verdetto del campo, ha detto anche la Coppa. Noi avremmo preferito prendere uno, dici. Noi ci rammarichiamo perché lo svolgimento della partita, diciamo che si è visto un buon Roccasecca e se avevamo segnato forse alle prime occasioni la partita cambiava, però purtroppo il verdetto è stato questo, noi accettiamo e continuiamo un altro anno con... Perfetto, si è già partiti con la nuova stagione? Sicuramente questa settimana ci incontreremo e decideremo il tutto per il prossimo campionato. No, è stato un anno bellissimo, abbiamo avuto il cerchio di un'annata fantastica, ringrazio tutti i ragazzi anche che non c'erano, una dedica speciale a Massimo Piacente che ci teneva tantissimo, alla finale solo era squalificato, ci ha dato tanto perché con la sua esperienza ci ha regalato tanto. Andrea Parente, forse sei quello più magari... più bersagliato, forse perché sei quello più irascibile, come ti definiscono ormai? No, diciamo che tanta esperienza maturata in campionati maggiori. No, mi sono tuffato in questa realtà e diciamo che sono rimasto molto molto soddisfatto, siamo riusciti a raggiungere i due obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione, sono molto molto contento. Sei pronto per la prossima stagione? Già sta lavorando per la campagna acquisti? Sì, già stiamo vedendo con il presidente di pianificare il prossimo anno. In linea di massima la rosa rimarrà quasi interamente quella di quest'anno, inseriremo i giovani, visto che c'è l'obbligo di portare gli under 23. Uno già ce l'abbiamo a casa, che è Bernardini. Due saranno, veramente saranno tre d'obbligo. Si era tentato di parlare addirittura del quarto. Fortunatamente per molti non sarà così. Saranno tre ragazzi, noi stiamo cercando sicuramente un portiere e anche per dare un po' di riposo a Gianni Erdi, che insomma qualcuno oggi l'ha visto, forse non è poco così scarso, insomma, per poter fare la Serie D.
e vediamo un po' cosa succederà. Grazie mister, grazie comunque a tutti. SIS Impianti si aggiudica il secondo trofeo della stagione con il risultato di 4-1 battendo il Roccasecca di Volsci. Daniele Porcelli, l'ultimo ringraziamento della serata, giusto e doverosa, a Federico Pasquale Coluzzi che mi ha sopportato veramente in tutte le maniere in questa straordinaria finale di Coppa Provincia di Latina. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli.